E ritorna l'appuntamento dopo 3 anni di stop, e quindi era un appuntamento che era nato sostanzialmente per rivitalizzare una piazza un po' spenta, e invece ora si inserisce in un contesto di assoluta vita di questa piazza che va avanti da oramai qualche anno, anche senza eventi, figurati con eventi importanti di questo tipo. Tutto pronto per la cena in bianco, il suggestivo convivio che giovedì 13 luglio tornerà in Piazza Grande ad Arezzo. Il 13 luglio in Piazza Grande, quarta edizione della cena in bianco, con grandi ospiti, oltre 600 prenotati, Piazza Grande, meraviglioso teatro di questa serata fantastica. Prato verde in piazza, oltre 300 metri quadrati, quindi sarà uno scenario unico con musica, intrattenimento, giochi di luce, trampolieri, veramente una serata da non perdere, e come dicevo, oltre 600 prenotati, quindi siamo veramente al limite delle prenotazioni, e sarà una serata veramente splendida. Dopo 3 anni di attesa troveranno nuovamente posto davanti al loggiato Vasariano le lunghe tavolate allestite a festa, che andranno a ricreare assieme ai commensali vestiti rigorosamente di bianco uno scenario unico in Italia. Il lavoro che abbiamo fatto io e il mio magistrato insieme con il Comune, il Sindaco Chinelli, è proprio quello di valorizzare questa piazza. Quando sono arrivato qui nel febbraio del 2016 e ho chiamato tutte le persone che lavorano qua in piazza e l'ho convocata all'interno del palazzo e ho chiesto a loro: guardate che per 70 anni abbiamo guardato la piazza come centro. E poi quando le iniziative finivano in piazza non rimaneva nessuno e quassù era il deserto. Facciamo il contrario, capovolgiamo, e allora invitiamo tutte le persone che lavorano qui in piazza a dare il valore alla piazza. Siamo noi che diamo il valore alla piazza, è il Palazzo di Fraternità e tutte le logge e tutti gli altri che dà il valore alla piazza. Così abbiamo fatto e la gente è arrivata.